Amici carissimi, ancora una volta ben trovati in Piazza del Popolo. Sta per concludersi la campagna elettorale e dulcis in fundo abbiamo il candidato più accreditato per la elezione in Consiglio regionale, Giandiego Gatta, candidato di Forza Italia, già eletto nel 2010 e nel 2015. Primo fra i candidati di Forza Italia nel 2015 e addirittura primo nel 2010 tra tutti i candidati della provincia di Foggia. Ciao Giandiego, ben Ciao, trovato. buongiorno a tutti. A Come sta andando questa campagna elettorale? parte la voce va benissimo, ho un'irritazione alle corde vocali, dovuta probabilmente alle fitte interlocuzioni che ho con tanta gente che mi telefona, che mi parla, che mi vuole ascoltare. E quindi, insomma, a parte questo, la campagna elettorale sta andando benissimo. Tanti incontri, tanta gente che non conoscevo e che mi ha onorato della sua amicizia, delle sue attestazioni di stima dappertutto, dal Nord Gargano fino al Subappennino Dauno, passando per i Cinque Reali Siti, per il Tavoliere, è stato un momento di gioia, come tutte le campagne elettorali che si vivono con passione, no? E con un pizzico di spensieratezza, ma anche nello stesso tempo con senso di responsabilità. Sono molto soddisfatto, restano soltanto 5 giorni, 5-6 giorni, insomma siamo addirittura d'arrivo. Siamo addirittura d'arrivo. Sei stato vicepresidente del Consiglio Lo sono regionale, ancora, lo sei per qualche ancora, sta giorno. per concludersi Lo la sono ancora. legislatura, ci sarà poi il cambio delle consegne. Io ovviamente mi auguro che al cambio delle consegne tu possa riacquistare queste consegne e quindi assumere un ruolo. Qualora venissi eletto e qualora vincesse Fitto, che cosa succede a Giandiego Gatta? Ah, se vincesse Fitto e se io fossi per la terza volta rieletto, il mio partito ha già, come dire, prenotato un posto di responsabilità, non mi piace dire un posto di prestigio. Il prestigio, come dicevo ad un amico, ce lo procuriamo tutti i giorni con i comportamenti, no? La stima, il prestigio, quelli te li guadagni sul campo. Un posto certamente di responsabilità che avrò, anche perché sarei il decano di Forza Italia sotto questo profilo, con la candidatura di Nino Marmo, dell'ottimo Nino Marmo, come a sindaco di Andria, che era, diciamo, il più anziano prima di me. Adesso per esperienza acquisita sul campo, per l'incarico ricoperto per ben 5 anni in ufficio di presidenza come vicepresidente di minoranza, certamente dovrei essere da guida, da coordinatore del lavoro di tutti i miei colleghi e certamente nel caso di vittoria di Fitto andrei a ricoprire un ruolo all'interno, immagino, dell'esecutivo o dove il governatore Fitto riterrà possa Beh, questo è essere più stato utile. confermato anche dal tuo presidente provinciale in occasione della presenza di Licia Ronzulli a Manfredonia, Ma lo ha quindi. detto la stessa Licia Ronzulli, lo ha detto Tajani qualche giorno fa, lo hanno detto in tanti. Vediamo, mio padre mi diceva sempre che per vendere la pelle dell'orso bisogna catturare prima l'orso. Quindi adesso pensiamo a vincere, poi ci porremo questo problema. Certamente se Fitto vincesse avrebbe bisogno di motori collaudati, di esperienza, affidabili, insomma, credo al di là di ogni falsa modestia di essere uno di quei motori. Prima campagna elettorale senza Renzo Gatta, credo che sarà tutta dedicata a lui questa campagna elettorale e la tua elezione. Sì, è un tasto che mi fa molto male. Spero di poter dedicare a lui questa vittoria. Mi fermo qui, perché poi. Grazie Grazie. Giandiego. Io vorrei aggiungere qualcos'altro, però continuiamo con questa bella intervista. Sei il candidato più accreditato tra quelli di Forza Italia, per cui forse la strada è tutta in discesa. Le strade non sono mai in discesa, le strade, anche perché la discesa, a seconda di come la vedi, può diventare una salita, no? E mi ricordo quando eravamo ragazzini, c'era la classica domanda a trabocchetto: sono più le discese o più le salite? Dipende da come la vedi, da come la vivi. Io ho vissuto questa campagna elettorale con l'entusiasmo di un ragazzino e con la convinzione di dover lavorare tanto per acquistare, per conquistare simpatie nuove, proseliti alla causa del centrodestra,
al programma e alle sensibilità, diciamo così, di Forza Italia, che è il partito nel quale coerentemente milito da tempo, sin dal momento dello scioglimento del Popolo della Libertà. Ah. Abbiamo, devo dire, ecco, questo sì, lo devo dire, ho respirato, ho percepito, sto percependo un'aria completamente diversa rispetto al 2015. Nel 2015 non sono mancati i momenti in cui ho temuto di non farcela. Era difficile procurare gli incontri, procurarsi spazi, era difficile chiedere riunioni, la gente era perplessa, scettica. Il favore te lo faceva, ti diceva, vabbè, Gianni, perché sei tu? Lo dico in francese. Sì. Gianni, perché sei tu? Te lo faccio, però sai, dobbiamo... E giù tutte le doglianze, montava il fenomeno del grillismo, i 5 Stelle, nascevano nuovi movimenti di protesta, era un momento duro, ho pensato davvero di non farcela, ma ho continuato a fare la mia bella campagna elettorale restando al posto mio come un soldato. Poi il grande successo, sono stato il primo degli eletti di Forza Italia in tutta la regione Puglia, in quel momento così difficile. Adesso l'aria è completamente diversa. Cosa ti confesso, proponi, se potessi fare vedere la mia agendina che ho qui al lato, confesso che non ho più spazio sull'agendina, sono costretto ad attaccare i post-it perché devo incastrare appuntamenti, riunioni, richieste di incontro, è un ottimo segno. Mi alzo la mattina molto 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 presto, prestissimo, tant'è che qualche amico poi alle 8 mi risponde e dice, Gianico, ma sei andato a fare il pane? Che è la classica battuta dei miei amici che mi sfottano, ma trovo già 150-200 messaggi su WhatsApp a cui rispondo puntualmente. Quindi diciamo l'aria è diversa. Molti hanno fiutato che stiamo per scrivere una nuova pagina nella storia della Puglia, che io posso essere uno di quelli che contribuiranno a scrivere un nuovo capitolo di questo libro e a restituire alla Puglia la dignità che ha perso in 15 anni di governo di centrosinistra. Sono sereno. Nel tuo eventuale programma o in prospettiva elezione, in prospettiva vittoria di Fitto, cosa ti proponi di realizzare? Ma innanzitutto mi propongo di fare viaggiare la Puglia ad un'unica velocità. La Puglia ha viaggiato con motori diversi. Il sud della Puglia ha viaggiato ad una velocità, il nord della Puglia, del quale noi facciamo parte, ha viaggiato ad una velocità ridotta. Spesso, come dire, ingolfata da pastoie e da tanta, tanta, tanta lentezza e anche da tanta, tanta, tanta noncuranza e dimenticanza. Adesso dobbiamo fare viaggiare la Puglia ad un'unica velocità, restituire alla capitanata, alla provincia di Foggia, pari dignità rispetto ad altre aree della nostra meravigliosa regione e poi tutti assieme, tutte le macro aree della regione, renderle più competitive rispetto ad altre regioni, ad altri lembi di terra della nazione Italia. Noi eravamo una delle prime regioni d'Italia un tempo. Io ricordo, qualche giorno fa lo dicevo, che sul mio libro di geografia delle scuole medie la Puglia veniva, come dire, denominata la Lombardia del Sud. Abbiamo perso pezzi per strada. In 15 anni di malgoverno di sinistra sono stati chiusi ospedali, dismessi reparti, impoverite le piante organiche, persi centinaia e centinaia di milioni di euro a causa di fallimenti di programmi, vedi quello il PSR, il programma di sviluppo rurale. La pesca è stata del tutto dimenticata da ogni programma di, come dire, di valorizzazione e di riqualificazione, la formazione professionale, l'occupazione giovanile è una tragedia. Insomma, abbiamo la necessità di fare ridecollare questa macchina che si chiama Puglia, che ormai è una macchina sfasciata, bisogna rivedere tutta la tecnostruttura e renderla una macchina dinamica. La gente aspetta fiduciosa questo cambio, noi siamo tenuti a dare delle risposte, se ci premieranno nelle urne domenica e lunedì prossimo saremo pronti per iniziare questa sfida meravigliosa, della quale io sarò uno dei protagonisti, se gli elettori lo decideranno. Molto bene Gian Diego, siamo in conclusione, abbiamo realizzato il tuo desiderio di essere brevi, concisi. Grazie. Per concludere, per non annoiare chi ci sta ascoltando. Certo, per concludere, cosa vorresti aggiungere per gli elettori di Gian Diego Gatta e per coloro che avranno il piacere anche di votarlo per la prima volta? Innanzitutto di verificare il mio lavoro, di andare sul sito ufficiale della Regione Puglia, digitare Consiglio Regione Puglia, c'è il portale. C'è una sezione all'interno del portale dedicata ai consiglieri regionali, cliccare su Gian Diego Gatta
e vedere, verificare, appurare che lavoro ho svolto in questi ultimi 5 anni. Quante interrogazioni, quante presenze, quante proposte di legge, quante mozioni, quante interpellanze, quanti ordini del giorno, insomma, verificare quello che ho fatto, che è la premessa per ciò che dirò. E una volta verificato questo, se gli elettori riterranno che io abbia lavorato, sia pure dai banchi dell'opposizione, sia pure dai banchi della minoranza, non potendo fare oltre rispetto a ciò che ho fatto, gratificare il mio impegno votandomi e dando un voto utile. Il voto che daranno a me non sarà un voto sprecato, non sono un candidato di bandiera, non ho confuso le elezioni comunali con le elezioni regionali. Il mio elettorato non è circoscritto al solo territorio di Manfredonia, ma va ben oltre, si estende fino al subappennino, arriva al nord Gargano, arriva alle grandi città come Cerignola, San Severo, la stessa Foggia. D'altra parte, se sono stato eletto la prima volta e poi rieletto nel 2015 con dei risultati molto lusinghieri, credo ci sia la prova provata della finalizzazione del voto ad avere un rappresentante in consiglio regionale. Poi ci saranno tanti candidati bravi, competenti, belli, però qui si vota per avere un rappresentante del territorio, quindi bisogna fare una valutazione molto 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 razionale e che risponda al solo fine di dare un, come dire, un punto di riferimento ad una comunità umana, soprattutto in un momento in cui di punti di riferimento ce ne sono pochissimi. Non abbiamo il consiglio comunale, non abbiamo un sindaco, non abbiamo una giunta, e quindi è assolutamente necessario che chi va a votare scelga e scelga di avere, di non rimanere orfano, perché poi quando si rimane orfani ci si sente soli e si soffre, e noi dobbiamo fare in modo che la nostra comunità non soffra più di quanto non abbia già sofferto. Benissimo, ringraziamo Gian Diego Gatta. Grazie. Ovviamente facciamo gli auguri in bocca al lupo, in particolare viva il lupo, a Gian Diego Gatta, e ringraziamo ovviamente coloro che sono stati in contatto con noi su Manfredonia TV per Piazza del Popolo. Ancora in bocca al lupo, Gian Diego. Viva il lupo, a presto.